Buonasera e ben trovati a questo primo appuntamento con la piazza. E proprio in piazza abbiamo chiamato i candidati a sindaco, questa volta per il comune di Cortona. Nelle puntate successive ci occuperemo degli altri comuni della provincia di Arezzo. Intanto benvenuti. Grazie. E cominciamo con le presentazioni. Partiamo da Baldetti. Sì, Sara Baldetti, io sono un'imprenditrice che si occupa di economia circolare e agricoltura. Ho fatto molte esperienze nel sociale, collaborando sia con la Caritas che come catechista. Inoltre sono presidente del Presepe Vivente Pietraia, che organizza tutti gli anni a Natale una bellissima manifestazione che è il Presepe Vivente. Abbiamo fatto pubblicità, quindi possiamo passare a Luciano Meoni. Luciano Meoni è il sindaco di Cortona. Sì, attualmente sono sindaco di Cortona, sono un imprenditore, commerciante e artigiano, ho fatto parte con impegno molto profuso, diciamo, delle associazioni di categoria dell'artigianato, ero in giunta esecutiva fino al 99, poi decisi di entrare in politica, lasciando, per non marchiare troppo politicamente l'associazione, lasciando la mia spontanea volontà all'associazione, passare a consigliere comunale. Ho avuto questa grandissima esperienza che mi ha formato e mi ha fatto conoscere ancora meglio il territorio comunale di Cortona. Nel 2019 ho avuto l'onore di essere eletto sindaco di questa bellissima terra, di questa bellissima città, e tutt'oggi sono sindaco pro tempore e mi ricandido per il secondo mandato. Accanto a lui c'è Andrea Vignini, ex sindaco, sì, di Cortona. Andrea. Sono Andrea Vignini, sono dirigente area cultura, biblioteca, archivio storico del comune di Foiano della Chiana. Ho avuto in passato varie esperienze politiche e amministrative, tra le quali per due mandati, dal 2004 al 2014, sono stato sindaco di Cortona. Mi ripresento per la carica di sindaco con una coalizione di centrosinistra che comprende la lista del Partito Democratico, quello del Movimento 5 Stelle e una lista civica, Cortona Civica, che ho contribuito a fondare. Verusca Castellani è Unita Sinistra. Sì, sono Verusca Castellani, faccio l'avvocato da oltre 20 anni e mi sono occupata di varie questioni, occupandomi di, appunto, la professione prevalentemente civilistica. Ho svolto la mia professione ad Arezzo per oltre 20 anni, dal 2018 esclusivamente a Cortona, e dal 2018 mi occupo anche di professione sanitaria, perché ho fatto un master e ho avuto l'abilitazione certificata dalla LUIS, e per la LUIS mi occupo appunto di professione sanitaria e quindi vado in giro per gli ospedali d'Italia a occuparmi di rischio sanitario, perché ho l'abilitazione per risk manager sanitario, e quindi vado a occuparmi appunto di sicurezza negli ospedali sanitari. Bene, per ultimo, ma non certo per ultimo come importanza, abbiamo Nicola Carini. È in giunta con Meoni, però si presenta come candidato sindaco. Buonasera a tutti, io sono un piccolo imprenditore del settore Horeca, noi abbiamo una piccola azienda che distribuisce bevande e acque minerali, sia ristoranti che porta a porta. Ho fatto e sono maestro nazionale di tennis, ho lavorato per oltre 15 anni al Circolo Tennis Giotto e nelle varie realtà provinciali. Politicamente parlando, ho fatto il consigliere a 20 anni in quella che fu Alleanza Nazionale, poi dopo ho avuto altre esperienze nel 2014 insieme al sindaco Meoni come opposizione all'allora sindaco Basanieri. Poi abbiamo fatto questa esperienza di governo insieme, io non sono in giunta, ero, non sono più presidente del Consiglio Comunale e sono tuttora in carica come vicepresidente della provincia, in carico che ho da quasi 2 anni. Mi candido a sindaco per tutto il centrodestra, quindi tutti i partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Partito Liberale, UDC, che mi appoggiano in questa campagna, e quindi questo è quanto. Meoni, c'è stato qualche problema? Politica, io che sono vecchio del Palazzo Comunale posso dire che i problemi ci sono sempre stati. Ho visto andare e venire assessori, defenestrare persone, insomma la politica è questa. È chiaro che i problemi nascono quando la coalizione è molto ampia
e della quale fanno parte molti partiti. Noi siamo una lista civica, Futuro per Cortona, siamo concentrati prettamente nell'ambito territoriale e ci mettiamo, diciamo, tutta la buona volontà nel risolvere problemi territoriali. I partiti hanno dinamiche diverse, capisco la politica, nulla di personale, ma evidentemente questa volta l'incasso del centrodestra con Futuro per Cortona non si è potuto fare, vediamo come andranno le elezioni. È chiaro che noi ci occupiamo, ripeto, dei problemi del territorio, le dinamiche che riguardano più diciamo vertici dei partiti a noi sfuggono perché non c'è rimasto male. C'è rimasto male quando la Lega ufficiale non è stata più con lei? Ah, è male, ma la Lega ufficiale, allora io credo che una cosa siano i partiti nazionali, no? Partiti nazionali con i quali ho rapporti giornalieri, sento giornalmente onorevoli di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia, quindi con me hanno rapporti tutti. Dopodiché i personalismi locali certamente sono rimasto male perché evidentemente la Lega che era stata a fianco nostro sin dalla prima ora portando avanti progetti importanti, riuscendo ad essere determinanti anche nel 2019 quando abbiamo ottenuto un ottimo risultato, beh, questo certamente non sono un ipocrita, sì. Però non è che però si va avanti lo stesso. Si va avanti e sicuramente ne vedremo delle belle, sono convinto, il 9 giugno. Vabbè, questo lo vedremo il 10, lo scopriremo il 10. Il 9, si vota il 9. Andrea Vignini, neppure a sinistra è tutto unito. Qui appunto alla mia sinistra, evidentemente c'è la prova che questo è una. Ma è vero. È un caso che vi siete messi così? Ci hai messo tu, probabilmente, probabilmente è stato un piano diabolico. Tu. No, a parte gli scherzi, naturalmente anche nella sinistra devo dire, lo dico con un po' di tristezza, è un po' usuale che ci siano, devo dire, delle frizioni all'interno. In questo caso devo oggettivamente fare presente che la nostra coalizione è quella che raccoglie, penso, il 90, oltre il 90% dell'area di centrosinistra rappresentata in Italia. Naturalmente questo non significa che le stesse percentuali si possano raccogliere a livello locale, questo lo potremo vedere appunto soltanto il 10 di giugno. Penso però che mettere insieme per la prima volta a Cortona e una delle prime volte in Toscana il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle costituisca un modello che noi potremmo riproporre anche per elezioni sovralocate, anzi direi che è l'unica possibilità che abbiamo per cercare di ribaltare l'attuale situazione nazionale. In più c'è una lista civica, lo dicevo prima, alla quale sono particolarmente legato perché ho contribuito a formarla e a fondarla. La cosiddetta lista del sindaco. Sì, non è proprio così, perché nel senso che non è la classica lista che si fa prima delle elezioni, è una lista, in realtà è un'associazione culturale che lavora da oltre 5 anni, dentro ci sono persone di svariata estrazione politica e culturale, quindi in questo caso penso che le radici siano più profonde di quelle che solitamente vengono presentate in queste occasioni. E io credo che avrà anche un risultato elettorale notevole, ma naturalmente questo per me è un auspicio. Per quanto riguarda quello che diceva prima Meoni, certo che ci sono state anche in passato delle divisioni e anche delle sostituzioni in giunta, anche ai tempi miei per esempio ci sono state, non ci sono problemi naturalmente ad ammetterlo, però mi sembra di poter dire che in questo caso le divisioni siano un pochino più nette, nel senso che io vedo una specie di protagonismo a destra che fa sì che diventi perfino difficile a chi non fa parte di questa diatriba infinita far penetrare le proprie idee. Ecco, allora sentiamo subito Carini, ti hanno chiamato in causa. Ma io intanto sfuggo dalla logica che faceva il sindaco dei partiti nazionali, perché questa di non ricandidare il sindaco uscente è stata una decisione presa a Roma, non certo a Cortona, non certo ad Arezzo, quindi questa è una... anche a Firenze, quindi non si parla di dinamiche locali. Sfuggo dall'idea dei personalismi, perché noi abbiamo posto alcune questioni nel tavolo al sindaco dal primo giorno, queste questioni non sono state a parer nostro. Una di queste questioni qual è? Ah, per esempio la riorganizzazione della macchina amministrativa, per esempio abbiamo avuto uno scontro anche sul segretario, per capirsi bene, perché noi lo volevamo
cambiare. Non è qui, non è qui presente, lasciamo perdere. No, ma lei mi ha chiesto una domanda, io gli rispondo. Sì, parliamo quindi, della macchina amministrativa, quindi abbiamo, ma non c'è, un segretario comunale può essere cambiato nei primi 60 giorni di un sindaco, quindi voglio dire, già da lì avevamo posto alcune questioni, no, non siamo stati ascoltati. Dopodiché abbiamo ritenuto corretto portare il sindaco a compimento del proprio mandato, chiaramente durante il mandato abbiamo cercato di fare le nostre considerazioni, le nostre proposte, e a fine mandato, come dire, ci siamo divisi e abbiamo preso ognuno le proprie strade. Vignini parlava di campo molto largo a sinistra, di unità tra PD, di alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, questo forse avrà fatto rizzare i capelli in capo a Baldetti. Confermo che dove sono i 5 Stelle non siamo noi, quindi in modo deciso e netto. Ovviamente la nostra è una scelta che ha un unico desiderio, quello di ridare un'identità al centro, quindi ai riformisti liberali, democratici, socialisti. Ecco, però una fettina di centro ve l'ha presa Carini. Sarà una lotta al centro. E quindi è una questione di identità, di ridare a un elettorato che non si sente rappresentato da populisti e neanche da sovranisti, ma da riformisti. Noi, Italia Viva, è la casa comune dei riformisti e quindi ci mettiamo in quest'area e questa è la nostra zona di lotta. E invece sulla sinistra? La sinistra in questo caso... Non è affidabile Vignini come rappresentante dell'intera sinistra? Ma Vignini è una persona e in quanto tale io ho sempre detto che personalmente, umanamente lo stimo, mai nulla contro Andrea, per carità, è la compagine politica che rappresenta il PD in quanto tale e la nostra associazione è lontana quanto di più lontano dal PD. Perché la sinistra e Uniti a Sinistra Cortona rappresenta una cosa completamente diversa dal PD. Raccoglie, e quando io mi sono candidata e ho deciso di candidarmi, ho fatto un discorso molto serio, molto diverso a tutti quelli che erano all'interno di quell'associazione. Abbiamo alzato subito il livello, ho deciso di raccogliere tutta la compagine che era all'interno di quell'associazione lì e tutte le forze politiche di sinistra, alzando il linguaggio, cercando di portare avanti quei valori della sinistra storica, cercando di portare avanti, senza rinnegarli, i valori storici della sinistra, ma cercando di parlare di innovazioni, cercando di portare i valori della sinistra ad un livello molto più alto, in virtù di quelli che sono le cose da fare a Cortona. Vedete, io qui sento... Ecco, sulle cose da fare a Cortona, fermiamoci un attimo. No, anche per alzare il linguaggio. Perfetto. Ottica Franchini. Ottica Franchini. Occhiali con le lenti progressive fotocromatiche a partire da 259 euro. Occhiali da vista con le lenti antiriflesso a partire da 99 euro. Occhiali da sole a partire da 69,90 euro. Occhiali con lenti blu stop per tutti i dispositivi digitali da 129 euro. Ottica Franchini. Il tuo ottico di fiducia. Seconda parte della piazza dedicata ai candidati a sindaco del Comune di Cortona. Nella prima parte li abbiamo presentati, abbiamo sentito le prime impressioni sulle alleanze, stavamo parlando con la parte più a sinistra di dello schieramento cortonese. Castellani stava dicendo che è un pezzo che preparate questa cosa e vi sentite molto lontani dal PD. Sì, lontani dal PD perché
tutto quello che è stata la politica del PD negli ultimi anni, parliamo per esempio di sanità, un tema a me caro, la sanità, soprattutto in Toscana, è stata quella di depotenziare tutti gli ospedali del nostro territorio. E questa è stata una politica, che ci piaccia o no, del PD. Tutte le leggi regionali sono state del PD. La legge del 2015 è del PD. Quindi, se noi partiamo da questo presupposto, è inutile oggi dire, con tutto quello che noi possiamo dire, che Meloni non ha fatto niente dal 2019 in poi. Per carità, probabilmente sì, è vero, non ha avuto le competenze, non ha avuto la forza, non ha avuto quello che doveva fare. Per carità, posso dirlo, posso confermarlo da un punto di vista di competenze, ma la politica devastante degli ultimi anni è del PD, che ci piaccia o no. Quindi, e la regione Toscana è del PD. Quindi Meloni, questo va detto. Meloni, una rispostina? Ma sulle competenze ora a Verusca rispondo subito, perché anche parte della propria famiglia è stata vicina al PD fino l'altro ieri, quindi ora che faccia queste distinzioni. Non interrompiamoci, comunque allora, me la danno di famiglia socialista. Vicino al PD, ma a parte questo, le competenze ce le abbiamo avute, perché le competenze ci sono state. Addirittura quando noi siamo arrivati come maggioranza nel 2019 abbiamo scoperto, grazie a tutta la maggioranza, che eravamo depotenziati al 50% rispetto alla conferenza dei sindaci. Perché? Perché i signori del PD che mi hanno preceduto a Cortona avevano stabilito di passare tutto al sistema senese con Nottola, quindi la fratta era depotenziata, siamo stati noi a riportarla nel distretto aretino, quindi le competenze ci abbiamo avute noi, non i nostri predecessori che in qualche modo hanno distrutto la sanità. Quando noi siamo arrivati l'ospedale era praticamente chiuso, non c'era nulla, adesso sta risalendo. Critichiamo anche noi l'azione del PD regionale, perché la sanità in quota la regione e non è stato fatto nulla, ci mettiamo di mezzo anche alcuni consiglieri regionali della nostra parte politica che non si sono impegnati a modo per portare più sanità in Val di Chiana, oltre a fare qualche post su Facebook non è stato fatto nulla. Quindi la conferenza dei sindaci, che guarda caso ne fa parte il sindaco Agnelli, il sindaco Meloni e tutti i sindaci del PD della Val di Chiana, ha lavorato bene per cercare di riportare sull'ospedale della Fratta. Però ora che si faccia la morale a noi, quando persone andavano a braccetto con il PD e facevano anche riunioni sulla sanità insieme al PD, questo non è accettabile. Vignini, ti senti il male assoluto? Ovviamente per loro sì, però vorrei rispondere, devo dire, sia di qua che di là. Innanzitutto la questione dell'uniti a sinistra mi sembra paradossale. Io non capisco chi sono questi che sono uniti, me lo dovrai spiegare prima o poi, Verusca, perché i partiti della sinistra e del centro-sinistra, forse Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, non so chi altri, perché i Verdi non ci sono, Sinistra Italiana non c'è, verranno in campagna elettorale a sostenere la mia candidatura. E intanto quindi qui c'è una ambiguità, lo voglio dire con delicatezza, che deve essere sciolta. Così come, con tutto il rispetto per tuo padre, è stato iscritto al PD. Ecco. Quindi, onestamente, questo bisognerà riconoscerlo. Non c'è niente di male. Vabbè, non c'è comunque male. Le colpe dei padri non devono ricadere se è una colpa. Non è una colpa sicuramente, figuriamoci per me, ma è il presidente dell'associazione che candida Verusca Castellani. Diciamole le cose come sono, ma non c'è niente di male. Però la verità va detta. Così come, oggettivamente, io ho fatto un percorso che è passato attraverso il PD fino ad Articolo 1, che dal punto di vista della sinistra mi sembra posizionato anche più in là di quella di molti che sostengono eventualmente la lista di Castellani, che io rispetto, ripeto, rispetto anche per le cose che ha detto quando si è presentata, e che però, fammelo dire, è una posizione moderata all'interno della tua lista, perché altri esponenti dicono cose ben peggiori e che io in genere rifiuto di commentare. Spero vivamente che sia tu a rappresentare l'anima di questa lista, perché con quelle cose che tu dici possiamo comunque dialogare, seppur da posizioni diverse. Con le cose che dicono altri esponenti della tua lista direi di no. Per quanto riguarda invece le cose che diceva Meloni, che come sempre ci va con la delicatezza di un elefante, è il suo stile.
Innanzitutto io penso che, io sono stato presidente della conferenza dei sindaci per 10 anni, quando sono andato via da sindaco, a me pare, lo dico in maniera più delicata, diciamo, che c'era un ospedale che aveva 3 primari, così come Nottola, aveva servizi uguali a quelli di Nottola. Qualcosa deve essere successo dopo, evidentemente. Io riconosco che c'è stato uno spostamento verso il Senese. Il problema è dovuto ad una scarsità di rappresentanza in regione di Cortona, che coinvolge sia il centro-sinistra che il centro-destra e sul quale bisognerebbe riflettere. Però è anche vero che nel frattempo il ragionamento che è stato fatto in regione, non dal PD, perché sembra che sia soltanto il PD a governare la regione toscana, è un'alleanza un pochino più composita di così. Valdetti infatti... Anzi, con ruoli importanti, nel passato ruoli proprio che fra l'altro facevano riferimento alla sanità. Il ragionamento è stato quello di organizzare la sanità ospedaliera, che è ben altra cosa, fra l'altro, della sanità territoriale sulla quale bisognerebbe tornare, in maniera piramidale. Ed è una cosa che può non piacere, in alcuni momenti non è piaciuto neanche a me, ma che ha un senso e che soprattutto tende ad ottenere il massimo risultato col minore... poi dopo che ci sia riuscito o meno è questione d'opinione, tende ad ottenere il massimo risultato col minore impiego di risorse possibili. L'ospedale della Fratta ha dei problemi, ma sono problemi che non derivano dall'impostazione regionalistica, derivano purtroppo dalla gestione che ne è stata fatta in questi ultimi anni e, devo dire, mi dispiace Luciano, ma tu hai seguito esattamente il percorso che è stato fatto in precedenza. Ecco. Sia tu che Agnelli. Vignini. Prima non aveva mosso foglia, siamo stati noi a muovere. Scusate. Non capisco. Perché ora c'erano 2 conferenze dei sindaci, valeva il 50% per il Cortone e quella della... Quindi l'avete studiata voi per contropartite regionali. Meoni. Sentiamo Italia Viva, che è maggioranza in regione e presenta una propria lista a Cortona. Il mio intervento verte semplicemente nel dire che i problemi dell'ospedale della Fratta si perdono nella notte dei tempi, perché all'origine questo ospedale, non avendo la rianimazione, è un ospedale che ha le gambe rotte in partenza e questo è un problema. Poi le problematiche che sono susseguite, la mancanza anche di alcune strumentazioni, una risonanza magnetica che manca, non aver deciso di fare un coordinamento e di mettere in rete tutto quello che è la diagnostica, specialmente al pronto soccorso, lo chiamo così anche se tecnicamente si chiama primo soccorso quando non ha la rianimazione, lo chiamiamo pronto soccorso perché dovrà diventare. Gli interventi da fare sicuramente sono importanti, c'è da mettersi a sedere con il Consiglio dei Sindaci e fare un task force in regione con la ASL, con il responsabile ASL. No, perché poi alla fine capisco che chi è stato, chi non è stato. A questo punto proponiamo qual è il progetto. Operazioni intensive e mirate ad incontri per raggiungere degli obiettivi. I problemi strutturali di una rianimazione non li risolviamo per i costi che ha sicuramente, però ci proviamo a risolverli. Perché quel pronto soccorso deve essere operativo per 3 comuni, quindi deve essere funzionale al 100%, più l'apertura di tutte le aree dell'ospedale, che sono praticamente un obiettivo che va messo a breve termine, perché gli spazi che ci sono devono essere utilizzati inserendo anche altre tipologie di specialistiche. Ok? Grazie. Carini, in tutta questa battaglia ci siete voi che state a guardare lì. Il tema dell'ospedale è un tema sicuramente sentito, l'abbiamo visto e sentito anche dagli interventi. Bisogna anche qui fare chiarezza, perché è vero che l'ospedale è stato in passato, come dire, svolto verso la Val di Chiana Senese e grazie invece alla politica del centrodestra, in questo caso cortonese, castiglionese, aretino soprattutto, siamo riusciti a riportare l'ospedale sotto la sfera di Arezzo, perché anche lì, come dire, avremmo dovuto avere l'ok anche della conferenza dei sindaci di Arezzo per poter riportare l'ospedale sotto Arezzo, che credo che era la naturale localizzazione. Io sull'ospedale voglio essere molto franco,
voglio dire, ci sono stati avuti anche dei risultati, perché abbiamo adesso dei primari di tutto rispetto e i reparti stanno funzionando. A me la cosa che mi preme in maniera particolare è quella del pronto soccorso, perché il pronto soccorso ha fatto dei problemi strutturali da tanto tempo e non sono stati risolti nemmeno in questi 5 anni. C'è un problema di personale e anche questo è un tema come dire, molto delicato, ma che è a conoscenza di tutti e non è stato risolto. Riguardo al discorso di animazione, strumentazione eccetera, noi avevamo avuto nella sfortuna del periodo, nella particolarità del periodo, abbiamo avuto una fortuna. Potevamo chiedere, quando abbiamo trasformato l'ospedale di fatto in un ospedale Covid, dovevamo chiedere lì degli investimenti post-Covid rispetto all'ospedale, perché era una carta da poter scambiare rispetto all'azienda sanitaria di dire: signori, io vi metto a disposizione l'ospedale Covid, però successivamente mi portate queste strumentazioni che oggettivamente mancano alla fratta. Quindi credo che la cosa vada, come dire, argomentata in maniera seria, in maniera decisa, partendo però da quello che è il pronto soccorso, perché signori, quando andiamo al pronto soccorso non è che ci chiedono la tessera del partito, fortunatamente, ma dobbiamo essere sicuri che da quel pronto soccorso verremmo smistati nella zona appunto che ci potrà curare meglio, ma sicuramente, come dire, dobbiamo uscire dal pronto soccorso con le nostre gambe e in maniera efficace ed efficiente, cosa che qualche volta è successo, alcuni episodi, non stiamo qui a scendere nei particolari, dove però c'è stata questa difficoltà. Ecco, quindi credo che il pronto soccorso sia la chiave dell'ospedale della Fratta. Fermiamoci un attimo per la pubblicità, torneremo subito dopo. Meoni si è subito presentato per parlare del pronto soccorso. Ottica Franchini. Ottica Franchini. Occhiali con le lenti progressive fotocromatiche a partire da 259 euro. Occhiali da vista con le lenti antiriflesso a partire da 99 euro. Occhiali da sole a partire da 69,90 euro. Occhiali con lenti blu stop per tutti i dispositivi digitali da 129 euro. Ottica Franchini, il tuo ottico di fiducia. Terza parte di questa puntata della piazza dedicata ai candidati a sindaco di Cortona. Abbiamo parlato dell'ospedale, del pronto soccorso. Subito il sindaco Meoni si è prenotato. Perché? Sì, no, a parte ho l'onore di essere il presidente della conferenza dei sindaci della Val di Chiana, come comune di Cortona evidentemente, e vorrei puntualizzare alcuni aspetti che sono stati e che in parte condivido. L'operazione che va fatta necessariamente è quella di potenziare il pronto soccorso e lì penso che siamo tutti d'accordo. Non sono d'accordo su quello che diceva Carini prima, perché è vero, eravamo ospedale Covid, deciso assieme a tutta la conferenza, abbiamo dato un supporto all'ospedale di Arezzo e non solo su un periodo drammatico della nostra storia amministrativa, ma è proprio perché abbiamo noi chiesto, diciamo, delle azioni incisive che siamo ad oggi ad ottenere quello che è un'ortopedia che funziona, una chirurgia che funziona, perché altrimenti l'ospedale stava piano piano scemando, poteva davvero rischiare di diventare un polo di ambulatori e basta. Quindi grazie al periodo Covid abbiamo noi conferenza chiesto che venisse ripotenziato e stiamo piano piano salendo. Verrà fuori un polo oculistico molto importante a breve, abbiamo dei reparti che sono delle eccellenze, dobbiamo dire di essere contenti? Certamente no, non siamo contenti e soddisfatti, vogliamo ancora di più, ma siamo sulla strada buona. La politica, l'appetito viene mangiando, quindi viene e dovrebbe decidere appunto di andare verso il potenziamento, andando anche a guardare il pronto soccorso dove necessita, perché lì ci sono delle criticità che noi abbiamo anche verbalizzato nei confronti dell'azienda,
che sono più dettate da rapporti umani di persone che lavorano lì, sono poche per la verità, che poi magari si rifanno su quello che è il servizio verso l'utenza. Però la fratta sta risalendo. Sembrerebbe brutto detto così, eh? No, è brutto, ma è vero, nel senso, il pronto soccorso dà delle risposte eccellenti. Io personalmente ricevo delle mail molto importanti di ringraziamento di chi va al pronto soccorso della fratta e gli viene salvato la vita. È chiaro che ci sono delle situazioni dove purtroppo o per condizioni di contesto ci sono degli operatori, pochi, pochissimi, che a volte si comportano in maniera non proprio consona, diciamo così. Quindi non è brutto, ma è la verità. E la verità va sempre detta. Io su questo lascerei... Castellani non era d'accordo. Ma non è questo il punto. Allora, quando parlo di competenze, le competenze è un discorso di skill, cioè di quello che si fa rispetto all'operatività delle cose. Allora... Capisco la bonomea del sindaco, perché sicuramente lui mette la passione nelle cose e questo è innegabile. Ma qui si parla di attività che vengono fatte nella sanità. La sanità è una materia estremamente complessa. Quindi l'ospedale, il pronto soccorso della fratta è un DEA da normativa regionale, cioè è un DEA di primo livello e significa che i DEA di primo livello da normativa regionale devono avere determinati requisiti che al momento il pronto soccorso DEA della fratta non ha. Significa che quel pronto soccorso non risponde a determinati requisiti regionali, non ce li ha. Significa che quando tu vai a parlare come conferenza dei sindaci con la Regione Toscana, tu dovresti, sindaco, conferenza dei sindaci, dire a questi signori, non vi prego, dovete fare, potenziare l'oculistica, quella è un'altra cosa che appartiene a una fase successiva dell'operatività, ben vengano, ma al momento terapia intensiva, subintensiva, UTIC, cardiologia, queste cose al momento non ci sono e da normativa regionale dovrebbero esserci. Pronto soccorso, devono esserci determinate cose. Il pronto soccorso dell'ospedale della Fratta non deve essere un centro di smistamento che arriva il paziente, emergenza-urgenza, lo porto ad Arezzo, che è un DEA di secondo livello, è un'altra cosa. Quindi in questo momento competenza significa avere la capacità tecnica per capire cosa manca in quel pronto soccorso e fare in modo in regione che queste cose sussistano. Non chiesto, sei arrivata tardi. Ecco, Baldetti. Luciano, quello che voglio dire io non è io ho fatto questo, quello ha fatto quest'altro. Non è il sindaco a portare l'HDU o quant'altro. È una task force, come ha detto la Baldetti. Questo significa. Qui abbiamo Italia Viva che è in regione in maggioranza e qui opera delle critiche, fa delle critiche all'ospedale. Bene, voi in che posizione siete? Ha ragione Meoni, ha ragione... Io, come ho già detto, ha delle carenze strutturali in quanto manca delle cose, l'ho già detto prima. Chi sia stato a non spingere nei momenti in cui c'era da spingere per chiedere delle cose, ovviamente basta capire le legislature e i tempi in cui sono avvenute le aperture o le chiusure o comunque. Sicuramente io dico che a questo punto la situazione oggettivamente è questa. La task force serve per spingere e chiedere quello che serve e ce lo devono dare, perché un bacino di utenti che riguarda un numero di comuni come quello che è servito dal primo pronto soccorso, chiamatelo come volete, non può avere risposte, lo faremo domani, perché qui si parla della vita delle persone e quando si parla della sicurezza della vita delle persone, tutto il resto è in secondo piano, li devono trovare i fondi in tutti i modi, punto. Vignini. No, devo dire che sono d'accordo su molte cose che diceva Castellani, onestamente, questo mi stupisce positivamente, è un intervento tecnico che non spero che molti abbiano compreso. No, è entrata nel merito di questioni che non tutti evidentemente sono in grado di affrontare con quella specifica competenza, e questo è vero naturalmente, quindi che il DEA eccetera.
Io penso che in questi anni si siano perse molte occasioni, che oggettivamente non si sia spinto abbastanza, che non ci sia stata un'unità di intenti all'interno della conferenza dei sindaci, nonostante questo venga sbandierato. È la mia opinione, Luciano, lo sai che le opinioni bisogna rispettarle. Io credo che per esempio fra Cortone, Castiglione e Fiorentino ci sia stato un modo di vedere le cose in maniera estremamente diversa. Lo testimonia anche, perché vorrei allargare un pochino il discorso, quello che avviene sulla sanità territoriale, perché non è soltanto ospedale la sanità. La nostra Casa della Salute viene oggi sotto quella di Castiglione Fiorentino. Castiglione Fiorentino è riuscito ad ottenere, bravo, un importante finanziamato PNRR di 1.700.000 euro e spiccioli, e quindi sarà hub rispetto a Cortona, che diventerà SPOC, cioè quindi diventerà seconda rispetto a Castiglione Fiorentino, perdendo anche alcuni servizi, il primo dei quali la psichiatria, che si trasferirà presto anche a Castiglione Fiorentino. Io penso che questo sia un risultato politicamente discutibile e di cui magari Meoni non si è accorto, oppure ha voluto determinate cose, mi faccio veramente caso. Sì, dopo sentiamo Carini che oppure ha voluto caso. Anch'io mi faccio caso che Mamma tu ti sei mia. Fatto sfuggire no, non questo sfuggi. Importante tu finanziamento. Non sai, non, no. Le normative su quelle che sono i locali, ma se non c'hai i locali idonei, scusa, il PNRR innanzitutto non lo stai conoscendo, perché si prendono i soldi per renderli idonei. Ma voi avete distrutto l'ospedale. E così con te non si può parlare. Arrivi in fondo e distrutto. Abbiamo bombardato, abbiamo massacrato. Ma cerca di rimanere nel cerca di rimanere. Ecco, povera Basanieri, così abbiamo chiamato anche in causa una persona che non si può difendere. Cerca per cortesia di Luciano, non cerca cose, di stare al pezzo, non le so, Scusate, sentiamo Carini che di questa amministrazione uscente è stato una pedina fondamentale. Ma io mi collego a quanto detto da Vignini e parlo di dati. È vero che la Cassa della Salute di Castiglione Fiorentino riceve questo finanziamento, così come è vero che lo riceve la Cassa della Salute di Foiano. 1,5 milioni per fare un'altra ala nuova. All'ospedale tutti siamo d'accordo sulla possibilità, la necessità, l'esigenza di avere investimenti, e l'ospedale La Fratta prende 300.000 euro. Quindi non torna rispetto a questo ragionamento, perché quello che diceva Andrea è vero, che noi non saremo più l'hub principale ma saremo lo SPOC, che perderemo dei servizi, è la verità. E quindi questa cosa qui, secondo me, da cortonesi, siccome ci vantiamo tanto di difendere gli interessi e i territori del nostro territorio, questa è una perdita per il nostro territorio, per Cortona. A vantaggio della conferenza sicuramente sì, a vantaggio di Castiglione e di Foiano sicuramente sì, ma dobbiamo anche dire con la stessa sincerità che perdiamo dei servizi nel territorio cortonese, e questo credo che un'amministrazione non lo possa accettare e sottoscrivere. E come prima diceva, poi giustamente non entriamo nello specifico, ma questi problemi al pronto soccorso, pochi o tanti che siano, sono lì da tanti anni e sono conosciuti da tanti anni, quindi non possiamo dire che li risolveremo, perché abbiamo avuto il tempo per risolverli e non l'abbiamo fatto. Questo è il dato che interessa al cittadino. Quindi dire oggi li risolveremo domani, quando siamo stati tutti, come dire, in campo per poterli risolvere, credo che non sia la risposta corretta. Meoni, un flash rapidissimo. Rapidissimo, io capisco tutto, però ricordiamoci che la sanità è in quota della regione. I partiti di centrodestra e di centrosinistra, e io questo la pecca la riconosco nella mia area di centrodestra, non si sono applicati per darci una mano a portare risultanze positive alla Fratta. Se non eravamo noi della conferenza dei sindaci locali, La Fratta era già chiusa, quindi siamo stati noi a mantenere aperto l'ospedale e a portare di nuovi reparti. Poi sul discorso della psichiatria, non si conoscono i step. Quando è uscito il PNRR abbiamo discusso con la conferenza, e l'unici locali che potevano consentire l'applicazione del PNRR era Castiglione Fiorentino e Foiano. Cosa dovevamo fare? Non vogliamo nulla, portare tutto Arezzo? È chiaro che siamo 5 comuni, dentro la conferenza abbiamo tutti lo stesso peso, perché al di là del Presidente noi siamo tutti sindaci di territorio, e abbiamo trovato un compromesso. Ma verranno fatti investimenti importanti alla Cassa della Salute di Camuscia e ancora verso l'ospedale della Fratta. Quindi la conferenza ha lavorato, cosa che non faceva la conferenza precedente,
che appunto, senza citare le persone che ne facevano parte, e che ha portato l'ospedale ad essere praticamente in stallo. Noi abbiamo fatto il possibile, poi se la regione non spende non è certo colpa Meoni, del Comune di Cortona. Fermiamoci qui, ci fermiamo, siamo arrivati alla pausa della pubblicità, la pausa caffè, e riprenderemo, però ognuno di voi dovrà dire il programma, cosa intende fare se diventerà sindaco, perché di quello che avete fatto o non avete fatto ne abbiamo parlato fino ad ora. Pausa per la pubblicità. Ottica Franchini. Ottica Franchini. Occhiali con le lenti progressive fotocromatiche a partire da 259 euro. Occhiali da vista con le lenti antiriflesso a partire da 99 euro. Occhiali da sole a partire da 69,90 euro. Occhiali con le lenti blu stop per tutti i dispositivi digitali da 129 euro. Ottica Franchini, il tuo ottico di fiducia. Ultima parte della piazza dedicata ai candidati sindaco di Cortona. Ora i programmi, dicevamo quali sono i programmi. Partiamo Vignini, sei stato sindaco, torni a candidarti per fare il sindaco. Cosa vorresti per Cortona? Io vorrei che Cortona tornasse ad essere quello che era e che secondo me non è più, e cioè uno dei centri più importanti della provincia di Arezzo e dal punto di vista soprattutto culturale e turistico forse il più importante di tutti. Secondo me in questi anni noi abbiamo perso la capacità di incidere a tutti i livelli, sia nelle partecipate sia nei livelli di sovralocati di governo, regione e provincia, e devo dire che nella provincia questo è particolarmente strano considerando che ci dovrebbe essere una identità di vedute politiche. Quindi io vorrei riportare intanto Cortona a essere la capitale del turismo, ma attenzione, facendo delle riflessioni diverse, perché in questi ultimi 10 anni il mondo è cambiato. Cortona rischia di diventare una specie di Disneyland deserta, e invece proprio il turismo è importante quando si installa in una città vera. Quindi bisogna cercare di riportare dentro Cortona centro storico i giovani, le coppie giovani, perché si possa rivedere la vita italiana che i turisti americani, neozelandesi, giapponesi vogliono da noi, oltre alla storia, all'arte, alla cultura che naturalmente aleggiano nella nostra città. Allo stesso modo vorrei dare più importanza alle tematiche relative all'ambiente, che in questi ultimi 10 anni evidentemente hanno ottenuto giustamente il primo piano a tutti i livelli. Dovremo cercare di ridurre l'impatto delle nostre attività. C'è stata una manovra da parte della Regione che io ritengo giusta in senso generale, cioè quella di evitare il più possibile il consumo di suolo, però bisogna anche misurarla all'interno di un territorio come il nostro che è essenzialmente agricolo e che per continuare ad esserlo ha bisogno anche di strutture. L'agricoltura è un tema che oggi è in grande sofferenza e andrà aiutato, l'allevamento, da poco c'è stata la mostra del vitellone, che mi risulta essere stato un buon successo, quindi non si dica che qualche volta non dico che anche Meoni abbia fatto qualcosa di bene. E penso però che questo vada bene come mostra appunto, ma che bisogna cercare di incentivare anche le attività. Insomma, ci sono tutta una serie di attività che devono essere riportate al livello in cui erano. Camuscia, per esempio. Ci sono stati interventi che io non voglio fare polemica, siamo arrivati alla fine, ritengo discutibili, ma intanto un piano del traffico a questo punto si impone, visto che i parcheggi sono stati ridotti o spostati in maniera abbastanza importante. Insomma, c'è da rimettere le mani un po' su tutto, devo dire, e soprattutto c'è da riprendere contatti che si sono persi a livello culturale e a livello politico. Ripeto,
mi stupiscono in alcuni casi, perché se è vero che la regione è matrigna perché è dominata dal Partito Democratico, io penso che questa sia un'affermazione molto esagerata, è anche vero che anche con la provincia, con le sue competenze, in questi ultimi anni abbiamo avuto poco a che spartire. Bene, sentiamo ora uno dei partiti che Meoni ha collocato a destra. Non io, Meoni l'ha collocata allora, a destra. Sicuramente Cortona, a Cortona vogliamo riaccendere le stelle, parlando in metafore renziane. Il progetto sicuramente sulla cultura è ambizioso, noi vorremmo spingere sia sulla moda, sul discorso cinema, e poi il collegamento comunque con altre realtà non divise. In che senso sulla moda? Progetti di premi internazionali sulla moda con sfilate e eventi di carattere internazionale, anche questo è cultura. Quindi eventi non produzione, ecco. Certo. Non avevo... Poi anche sul cinema, perché Cortona ha avuto delle bellissime esperienze relative al cinema che possono essere ripetute, ovviamente proporre una città sostenibile, e qui entro anche sul discorso di far diventare vivibile Cortona coloro che sono andati via da Cortona, che comunque hanno lasciato appartamenti e attività, utilizzerei gli incentivi fiscali, quello che ho a disposizione, la Tari o comunque altri incentivi, dicendo che si può fare una riduzione, o a coloro che decidono di fare anche affitti lungo periodo, perché non deve essere solo una città per i turisti devono arrivare qua e Cortona deve essere piena di cortonesi. Poi per la cultura, ovviamente la cultura la intendo che dovrà essere importata e esportata cultura. Sul vecchio ospedale fatiscente che sta crollando in mano alla provincia, anche lì farei un task force e capire come si può intervenire, se c'è necessità di investitori anche privati per poter rendere quell'ambiente fruibile. Le proposte sono varie, da un co-housing per anziani, anche se lì la localizzazione non è il massimo, a una biblioteca multifunzionale, come esistono in tutte le città dove la cultura viene spinta al massimo. In quell'ambito ovviamente si potrebbe fare un'ala ampliamento per le mostre temporanee, perché come ho detto dovremo collaborare con i musei internazionali. Poi sull'agricoltura io direi la nostra deve diventare un'agricoltura sostenibile, e quindi comunicare al mondo che abbiamo scelto la sostenibilità come priorità. Questa è una cosa importante, e comunicarlo al mondo significa dire che diventeremo un luogo dove è tutto sano, perché in realtà lo è già, con l'attenzione che hanno i nostri agricoltori, utilizzando il concetto di sostenibilità. Per quello che riguarda l'energia, sia le comunità energetiche, purché sostenibile, ovviamente non è che possiamo fare ettari di pannelli ovunque, però se solidali e sostenibili sono due concetti che li vedo bene legati. E per tutto quello che riguarda poi i giovani, gli anziani, tanti dei progetti, centri di aggregazione, centri diurni per gli anziani, perché sono la cosa che chiedono di più alla fine, più che un RSA, un luogo dove stare insieme, perché il problema è anche la solitudine degli anziani. E poi tante altre cose, ma mi sa che il mio tempo è finito. Meoni. Sì, vorrei portare avanti l'azione che ha intrapreso l'amministrazione comunale attuale. Innanzitutto servizi importanti. Chi dice che non siamo collegati alle partecipate si sbaglia. Mi era stato detto no da qualcuno della attuale minoranza, perché evidentemente non ci credeva. Abbiamo portato l'acqua alla Fossa del Lupo, stiamo portando l'acqua, acquedotto e metanodotto a Pietraia, e aspettiamo appunto il passaggio in Consiglio Comunale del nostro finanziamento di parte come amministrazione comunale. Abbiamo praticamente progettato già l'acquedotto nella zona PIP del Vallone, tra l'altro una zona che vogliamo ripotenziare perché era nel nostro progetto, ma grazie e causa al Covid non è stata ancora possibile, ma sta nel nostro programma. Lo studio per portare l'acquedotto a Creti. Dico Creti perché attualmente stiamo potenziando la linea alla Fraticciola in modo da aumentare anche i bar di potenza, diciamo, di pressione dell'acqua, per portare finalmente l'acqua anche a Creti. Quindi servizi imprescindibili. Poi stiamo progettando, e il progetto è già esecutivo, ma vorremmo portare avanti il centro sportivo su Camuscia con il centro sportivo Via De Mori, abbiamo piscina scoperta, campi da basket, da tennis e quant'altro.
Lì insiste anche la costruzione attuale dell'asilo nido che porterà 65 posti bambino, ma abbiamo messo nel programma anche tutto quello che è il campo in sintetico Ivan Cordi, che sta lì nei pressi appunto del centro sportivo progettato. E poi il centro storico. Il centro storico ci stiamo lavorando. Abbiamo riattivato l'ostello grazie alla Cortona Sviluppo, una società partecipata comune, il comune socio unico della stessa, e entro metà aprile riaprirà l'ostello perché abbiamo contatti con le università. Io capisco chi dice portiamo gente al centro storico, oramai i centri storici di tutta Italia hanno un contesto particolare, non è facile affittare le case alle famiglie, perché sappiamo tutti, non sto a entrare dentro, perché rende di più affittare ai turisti, perché conviene di più, quindi noi dobbiamo essere abili a portare gente, economia dentro al centro storico, e le università, abbiamo dei contatti anche per un'altra università che porterà diciamo, nel territorio comunale di Cortona a breve un corso universitario molto interessante, non sto ad entrarmi mai, già certo, cerco di stringere. Poi abbiamo chiaramente tutto quello che è l'ambiente, la montagna cortonese, ma soprattutto anche quelli che sono appunto i servizi. Abbiamo dato alle frazioni la sala polivalente a Mercatale, la riorganizzazione, e stiamo riportando avanti progetti su altre frazioni che usciranno nel nostro programma. Questo è quello che avete fatto? No, è quello che faremo, appunto, continueremo su questo. E la sicurezza stradale. La sicurezza stradale è fondamentale. Meoni, stiamo fermiamoci sulla sicurezza stradale. Vai, grazie. Alla sinistra. Alla sinistra? Allora, io adesso potrei mettermi qui a fare un elenco di cose, tanto per fare le cosiddette promesse elettorali. No, avviso ai naviganti. No. Chiunque verrà eletto, poi tra qualche mese, qualche anno, ci ritroviamo qui e vedremo tanto se poi lo avete fatto. Tanto poi non lo farete, perché ieri sera per divertimento mi sono ascoltata, anche come esercizio lo faccio spesso, mi sono messa a guardare i confronti che sono stati fatti nel 2019 tra i vari candidati, e mi sono messa proprio ad ascoltare le varie promesse elettorali che erano state fatte. Ecco, allora lei faccia qualche promessa che non è elettorale. No, non le faccio le promesse elettorali, perché poi nel 2019 non è stata mantenuta manco una. Quindi, lasciamo perdere. Quindi, io quello che vorrei dire è che Cortona, e mi sono candidata proprio per questo motivo, è il paese dove io ho vissuto quando ero ragazzina, e nel paese dove poi sono andata via per studiare. Sembra il discorso di Berlusconi. No, non è questo. È il paese che Andrea, è veramente antipatico quello che stai facendo. Nessuno ti ha interrotto quando hai parlato. Ecco, l'aveva già fatto il Meoni, capito? Io non posso farlo fare solo a lui. Ed è dove io sono tornata, perché è la città dove vivo e dove mi piace vivere, ci lavoro. È una città dove è una cartolina in questo momento, perché i ragazzi non ci vanno, vanno a Castiglioni e lì ci si divertono. Quindi mi piacerebbe che Cortona tornasse ad essere esattamente il centro culturale e di vita dove si vive, si lavora e ci si produce. Le culture, non cultura nel senso il cinema e non solo il cinema, non solo la convegnistica, non solo il teatro, ma tutto quello che ruota intorno alla cultura, ma anche le colture, quindi tutto quello che è le nostre origini, tutto quello che è il nostro, le nostre cose, il vino, l'olio, tutto quello che ruota, ma non soltanto come cartolina, non la cartolina da far vedere al turista, quello che è la produzione che ruota intorno a questo. Quindi Cortona deve tornare ad essere quello che era un tempo, ma con l'innovazione tecnologica che oggi è la forza trainante di questo. Se non capiamo questo e Cortona diventa soltanto parcheggi, cemento, non si dà quell'ecosostenibilità per farla tornare ad essere il piccolo centro, ma con una grande forza tecnologica, non si va lontano. Come si fa questo? Cercando di ascoltare i cittadini e mettendo il cittadino al centro. Ecco, e con il cittadino al centro passiamo all'ultimo intervento. Allora, io parto dal centro storico. Il centro storico, sono d'accordo, è determinante cercare di cambiare la tendenza di questo spopolamento.
Partiamo da una prima cosa che possiamo fare nel centro storico, che è completare e rivedere la ZTL. Dentro il centro storico devono poter parcheggiare quelle famiglie che decidono di stare nel centro storico. Dobbiamo renderlo funzionale, come per esempio è ad Arezzo. Quindi il completamento della ZTL è una priorità assoluta per il nostro futuro governo. Poi bisogna garantire al tessuto sociale anche degli spazi, penso al circolo operaio. Noi vogliamo riaprire il circolo operaio, cosa che non abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda il programma culturale, noi abbiamo l'intenzione di rivedere alcuni festival che sono stati fatti, le eccellenze che vanno potenziate, alcuni secondo noi hanno fallito e quindi andrebbero, come dire, tolti dal programma culturale di Cortona. Vogliamo riportare Umbria Jazz a Cortona, abbiamo già avuto contatti per poterlo riportare. Vorremmo fare sicuramente un calendario degli eventi entro il 31 di gennaio. Questo calendario deve essere fatto sia per Cortona ma anche per Camuscia, perché non possiamo avere noi eventi che conosciamo un mese prima, anche perché rispetto ai tour operator non possiamo vendere nessun pacchetto rispetto a quello che offriamo. Proposta culturale. Vogliamo lanciare il polo museale unico, che è una cosa importantissima, perché noi abbiamo due eccellenze con la Fortezza 3 che dovremmo mettere in rete insieme e poterle gestire con un'unica linea. Termino su due cose: impianti sportivi. Noi siamo contrari al centro sportivo nuovo di Camuscia, semplicemente per un motivo, perché abbiamo dei centri sportivi, tutti, indipendentemente dallo sport, che sono fatiscenti. Noi dobbiamo prima intervenire in quelli e poi pensare a un centro sportivo nuovo, perché è da troppi anni che le società sportive, che va il nostro ringraziamento, si trovano a barcamenarsi sui centri sportivi che sono veramente al limite. Chiudo col discorso Nuove Acque. Chi ha mai detto no al sindaco a fare nuovi interventi nel territorio? Nessuno. Ha citato le partecipate, ha fatto bene. Ricordo che le partecipate, come dire, qualcuno che le dirige c'è, e molto spesso sono quei brutti e cattivi dei partiti, però hanno sempre dato risposte. Il progetto del Vallone non è vero che è stato fatto da noi, ma è lì dal 2019, perché questa è la verità. Su Creti e su Pietraia, noi adesso interverremo se il sindaco spacchetterà la variazione e voteremo a favore per portare l'acqua a Pietraia, se lo farà lo vedremo, lo porterà in consiglio comunale, ma questo intervento di Pietraia assorbe tutto il fabbisogno di Nuove Acque per l'anno 2024 e molto probabilmente 2025, quindi a Creti, dove siamo andati a mettere l'acqua, probabilmente fino al 2025 almeno non arriverà l'acqua, tant'è, e questo glielo possiamo chiedere a Nuove Acque tranquillamente, non c'è un progetto esecutivo, quindi stiamo parlando di aria. Bene, e di nient'altro. Grazie. Grazie, siamo arrivati un po' lunghi con i tempi. Io ringrazio tutti i candidati a sindaco del Comune di Cortona, ringrazio voi che ci avete seguito, l'appuntamento è tra una settimana.